Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale di Richard. Oggi siamo sempre su WWE 2K23 e andremo a fare un match consigliato da voi. Sempre con me c'è sempre Taroski e abbiamo The Fiend Bray Wyatt contro The Undertaker. Allora Bray Wyatt è un personaggio che dovrà uscire ufficialmente il 19 luglio, se non voglio sbagliare. Luglio era sicuro, il giorno, se non sbaglio, il numero... Quindi potrebbe essere un altro giorno. No, dovrebbe essere il 19, però luglio è sicuro. New Orleans. Louisiana. Era proprio lì, WrestleMania 34. Quindi uscirà ufficialmente a luglio con il DLC. Mm-hmm. Uno, penso che sia anche uno degli ultimi, il quarto o il quinto, uno degli ultimi comunque. Quindi nel frattempo, siccome mi avete chiesto un match con una certa difficoltà, perché non è semplice trovare Bray Wyatt. Ma è vero, entrava così. Quel poco che ho visto di video entrava così. Quanto è brutto. È una maschera. Beh, ci mancherebbe altro, poraccio. Mamma mia. Quindi abbiamo trovato la versione di Bray Wyatt, raga, la più veritiera possibile. Quindi spero che vi possa piacere e soprattutto spero di accontentare le richieste del ragazzo che ci ha chiesto appunto questo video. Quindi speriamo di... Noi ci abbiamo provato, ho cercato... No, mi fa paura questo qui però. Vero, ma deve incutere timore, paura. Tu devi aver paura di quando lo vedi. Abbiamo cercato nella community e questo era quello, insomma, il migliore che c'era. C'è anche addirittura un'altra versione, un'altra tenuta, oltre questa... adesso però non mi ricordo com'era. Cosa fa? Oddio. Non lo so, lo sai. La lascio questa entrata perché magari interessa anche a chi ce l'ha chiesto il video. Magari se ci fai anche forse toglie la maschera. Oddio. Se ci fai sapere anche se entrava così, perché non lo so. È una, ripeto, è una super sta scaricata dalla community, quindi l'entrata... Allora, questa cosa della lanterna è vero, ce l'aveva. Però più che altro il resto non lo so, sarà uguale. Bello, però ben fatto. Bello, sì. Molto realistico. Che poi non ho ancora capito la sua versione, perché lui in teoria era mezzo tornato nella WWE. Però poi adesso non so che fine ha fatto, è di nuovo risparito. Magari il nostro amico ce lo fa sapere nei commenti. Spero di sì. Se sai qualcosa, se hai informazioni in più rispetto a noi... facci sapere. Purtroppo ragazzi, noi vorremmo dirvi di più, però la WWE degli ultimi anni, purtroppo, io salto qua perché c'è Undertaker, raga, vi beccate anche quello, non sto scherzando. Purtroppo la WWE degli ultimi anni non sappiamo moltissimo, non siamo stra aggiornati. Super aggiornati. Però noi, vabbè, non ci abbattiamo per questo, noi la nostra passione fin da piccoli c'è, è rimasta, ve la portiamo, ve la facciamo sentire in ogni video. Mamma mia, The Phenom, raga, non ha bisogno di presentazioni, è lui, l'uomo, la leggenda, The Phenom, The Undertaker. Partiamolo. Allora, io ho preso Undertaker. Io chi ho? Io c'ho Bray Wyatt. The Fiend. Non so l'inglese come si pronuncia. Che gozzo. Allora, siamo a WrestleMania. Ciò significa che vincerò io, ok? Allora, in teoria il record di imbattibilità era già stato comunque una grandissima cazzata questa. Quale?
Che cosa? Che hanno fatto perdere Undertaker. Sì, ma c'è la storia. Allora, se non sbaglio, sul WWE Universe, il podcast, cioè il podcast di... Penso che la stragrande maggioranza siamo tutti in disaccordo. Beh, con questa certo, decisione. Ma tu non hai visto le facce del pubblico di quando ha visto, insomma... Fatti un saltino fuori, dai. Insomma, è quello che è successo. Mi è capitato di vedere... Lui praticamente ha subito un trauma cranico, non so che cavolo cosa ha subito. Vabbè, potevano bloccare il match. E ovviamente quel furbetto di Vince ha fatto uno dei suoi cambi last perché minute. Perché the show must go on. Esatto. What? Il cartello di Stone Cold. The show must go on. Sì, McMahon, ma the show must go on fino a un certo punto. Dai, era un record che nessuno avrebbe mai potuto più che altro era una... vincere, superare. Una cosa che caratterizzava la sua carriera, quello... Infatti Undertaker era in disaccordo, l'ha detto anche lui nel podcast, dicendo appunto che Brock Lesnar, insomma, cioè... poteva anche evitare, insomma, di avere questo record. Certo. Per che cazzo fa l'arbitro? Mi sta bloccando. Mi sta bloccando. Perché io ho una certa età, devi capire, quindi. Raga, sapete cosa si fa all'arbitro quando ti blocca? Questo! cos'è? La samba? Un serpentano? Bello. Allora, qui ci siamo stufati, Perché ha detto, cioè, sinceramente, la figura di Brock Lesnar, dopo tutti i risultati che ha avuto nella sua carriera, poteva anche risparmiarselo, insomma, questo traguardo. E infatti io ero, cioè, sono in completo... Ma che cazzo? Era in piedi! Scusa! Sei in completo disaccordo? No, sono in completo... sono d'accordo con la versione di Undertaker, insomma, che poteva evitarselo... Bro, pezzo di merda, era una mossa speciale. Ma se e tu non me lo fuori, dici. Vai a farti un saltino fuori che mi ha già rotto i coglioni. Guarda la mossa speciale come si fa. Bella! Ma come, questa non è la mossa finale? Ma mi hai fatto speciale o finale? La speciale. Non lo so, anche lui è un po' confuso. La speciale, ti schieno anche. Vabbè, sei giovane. Sei giovane, sei fresca. No. Ma scusa, io sapevo che quella era la mossa finale, no? Ma raga, mi sto... Devi rivedere un po' il repertorio, tutto il mio però. Raga, io ho bisogno di... Che voi mi fate sapere qual era la sua mossa, sarà quella oppure no. Fatemelo sapere nei commenti, per favore. E vi ricordo un'altra cosa, che ho già detto in un video. Fermatevi con gli Elena Cell, ragazzi. Basta. Ma li terrorizzi. No, loro terrorizzano me quando me lo chiedono. Questo arbitro mi ha rotto i coglioni, è sempre in mezzo alle palle. Aia. Beccati questa. Senti, senti, me lo dici. Mi ha rotto le palle. Che cazzo è questa non cosa? Non lo so, adesso te la becchi. No, non lo... Una power. No, è della stride. Cazzo, mi ha fatto la mossa speciale. Rilassati. Senti. Come ti stai rilassando però? Così. Dai, no. Questa è la pile drive. E adesso ti schiano. No! No, raga, forse ce la faccio. Però. Rest in peace. Oddio! Oddio! Mi è partito il dito. Dai, ma se no. Dai! Ma che cazzo! No, l'ho premuto, Izio! No. Questo è Rob Break. Probabile. Un po' di spettacolo, però dovevo darlo. Ce la faccio! Wow, è uscito da due tombstone, ragazzi. Wow! Numero uno! Numero uno! Perché non ce l'hai nessuno? Dai, cazzolina! Raga, voglio vedere il comeback! Chi è? Beh, così. Chi è? Ok, interessante. Pensavi te l'avessi... ribaltata. Bello, bello pianoto il nostro caro amico. Caro amico, ti scrivo! Che cazzo? Ma che cazzo? In contemporanea, raga. Oh, ma ti sto picchiando male. Ti sto rompendo il braccio. Oh, yeah. Mi è distratto. Cioè, la raga, bisogna...
Ah, questa missione. Non mi stai togliendo un... Ti sto di tutto, ti sto togliendo. Vabbè, tutto, schiena, braccio, ma... Bella questa, mi è piaciuta questa mossa. Ragazzi, ho una mossa speciale per voi. Gamba rotta! Oh, bella! Toh, te la faccio da qui. Oh mio Dio, sì, questa la conosco! Oddio. Ma questa è la mossa finale! Cazzata, che cos'è questa cosa? Questa è la mossa finale! No, raga, che non ci posso credere che ci sono queste mosse! Oh mio Dio! No! Ma che fa? Ma voi state scherzando? Combo schienamento! Gli dai il bacio! Bella! Bellissima, raga! No, vabbè! Bellissimo! Parlando. Belli. Avevi la resilienza. Io sono scioccata. No, c'è un errore qua. Raga, ne sono. Ci scommetto quello che vuoi. Questa è la mossa finale, non è la speciale. Oh mio Dio. Bella, bella. No, no, no. Io sono sconcertata. No, 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 no. Ho capito. E guarda cosa ti faccio adesso. The Mandible Claw. Questa, ragazzi. Parata. No. No. Guarda cosa ti faccio adesso. No. No, ti prego. Rest in peace. No, non ci credo. Ho premuto RT Y. Dai, questo raga, è come credo. Doveva andare a finire. No, dai, l'ho The premuto. Undertaker. Bella la tua scena da diavolo posseduto, però amore mio. Vorrei questo. Cazzo, dai, l'ho che premuta. Che bisognava vedere. L'ho premuta. Non l'hai premuta. Raga, dovevo vincere io, no. Che Cristo. L'ha battuto lui, Undertaker. No, non me lo ricordo, sinceramente. Fatecelo sapere nei commenti, ragazzi. Anche questo. Mi sa che... Il migliore di Fabio, certo. Cioè, raga, no, giro, io con quella cosa, con quella mossa speciale dovevo vincere. Io sono scioccato. Dovevo vincere solo con quella. Sono nero. Io mi scuso contro il nostro, cioè con il nostro amico che ci ha chiesto il match, perché gli volevo regalare la vittoria, ho premuto il RTY, non me l'ha fatta, Cristo, non è uscita. Faccio la rivincita, raga. Avevo a disposizione la resilienza. Faccio la rivincita. Cioè, sto cazzo. Adesso ti becchi la vittoria di Undertaker. Vabbè. È muto. Ha vinto la Swarovski, uno gliel'abbiamo fatto vincere. Ogni tanto. Ragazzi, il video finisce qua. Il migliore di sempre. Abbiamo preso le 5 stelle. Fateci sapere nei commenti qualche altro match che volete vedere. Noi siamo qua a disposizione, signori. Il bardo Richard vi saluta. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento. La Swarovski se la ride sotto i baffi perché ha vinto. Io vado a piangere perché ho perso. Un saluto. Ciao.